vogliamo far capire come l'Egitto sia profondamente presente e continui a influenzare l'arte e il modo di pensare. Quanto è stata profonda l'influenza sulla Roma antica da parte della cultura egizia? Quali sono stati i risultati della contaminazione in ambito artistico? Quali effetti ha avuto sulla vita quotidiana delle persone a partire dall'epoca ellenistica e fino alla Roma imperiale questa influenza? A queste e a molte altre domande risponde la prima mostra del Museo Egizio aperto al pubblico dal 5 marzo al 4 settembre. Il Nilo a Pompei, questo è il titolo della mostra, è la prima tappa di un grande progetto, Egitto-Pompei, frutto della collaborazione fra il Museo Egizio Torinese, la Soprintendenza Pompei e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Le tre prestigiose istituzioni culturali ospiteranno nel corso dell'anno diverse iniziative che mirano a indagare i rapporti fra la cultura egizia e quella greco-romana. Il Nilo a Pompei è un viaggio dall'Egitto faraonico all'Italia romana, sullo sfondo il Mar Mediterraneo e come protagonisti oggetti e immagini che dalle rive del Nilo hanno toccato nuove terre, incontrato culture diverse e sono giunti sino a noi. Offriamo ai torinesi e ai tanti visitatori della nostra città una mostra straordinaria su come la romanità vedeva l'Egitto e quindi con questo nesso fortissimo tra la civiltà egiziana e la civiltà romana. È un'ulteriore conferma questa mostra di quanto possa dare una collaborazione tra grandi musei a cui ormai la nostra città è abituata e rafforza ulteriormente l'attrattività di Torino come grande città di cultura. E ci fa molto piacere, veramente molto piacere, organizzare ed inaugurare questa prima mostra temporanea del Nuovo Egizio. Come sapete, la sede ristrutturata è stata aperta, non abbiamo mai chiuso in realtà, ma la parte nuova è stata aperta il 1° di aprile dell'anno scorso, quindi in 11 mesi siamo riusciti ad organizzare una mostra temporanea, credo molto importante. La cosa che ci fa più piacere è averlo fatto non da soli, ma insieme a due assolute eccellenze nazionali nel campo dell'archeologia come Pompei e il Museo di Napoli. Questa mostra nasce da due considerazioni chiave. Innanzitutto un radicamento nel territorio. L'Italia ha l'onore e l'onere di custodire questa collezione che italiana non è, ma l'Egitto è presente nel nostro paese da 2000 anni e adesso lo rendiamo evidente collaborando con le massime istituzioni archeologiche del paese. Vi è un'archeologia egizia in Italia e questa mostra comincia a rifarcela a scoprire e soprattutto è il primo percorso di ricerca, perché le mostre non possono essere disgiunte dalla ricerca, sulla ricezione dell'Egitto nei secoli. Partiamo da Pompei, come era giusto che fosse, perché è il primo elemento in cui l'Egitto è presente in questo modo, e arriveremo fino all'età contemporanea, passando tutti i vari passaggi della storia, ricordando che l'Egitto da più di 2000 anni continua a influenzare il nostro paese.